gioco scommesse, fra le carte della procura di Catanzaro c'è anche un'intercettazione che tirerebbe in ballo la Lupa Roma. Il presidente Alberto Cerrai si dichiara totalmente estraneo e medita l'addio al mondo del calcio. Lo ha intervistato Cleto Romantini. L'inchiesta Dirty Soccer della procura di Catanzaro sta provocando un autentico terremoto in Lega Pro e non solo. Al centro delle indagini diverse gare che sarebbero state truccate da alcuni tesserati insieme ad esponenti della criminalità organizzata per riscuotere i proventi delle scommesse effettuate proprio su quelle gare. In una delle intercettazioni agli atti, due degli arrestati, il direttore sportivo dell'Aquila Ercole Di Nicola e il serbo Milan Jovicic, parlano di una presunta convin sulla gara Juve Stabia Lupa Roma terminata 2-0 per i campani. Il presidente della società romana, Alberto Cerrai, si dice totalmente strano. Due signori che non conosco, un italiano e uno straniero, parlavano di un accordo, di una partita, citando Juve Stabia Lupa Roma. Dal dialogo io capisco solo che c'è un soggetto che parla con un altro soggetto di una terza entità che sarebbe la mia Lupa Roma, come se avessimo fatto qualcosa in quella partita. Posso garantire che sono avvilito, ma allo stesso tempo molto sereno, perché è proprio un mondo che non mi appartiene, quello di cui sento parlare. La vicenda in ogni caso rischia di avere gravi ripercussioni anche sul futuro della società che ha sede nel quartiere Azza. Il sentimento che ho dentro fortissimo, parlato anche in famiglia, è di smettere, perché oggi credo che tutto questo, che è un mettere in un sistema che mi sta tornando indietro, come me lo stanno raccontando, marcio e schifoso, la domanda te la fa fare il sorge spontanea, perché lo faccio chi me lo fa fare. Ergo, la conclusione in questo momento è che la Lupa Roma di Alberto Cerrai, se si iscrive al campionato, al 99,999% lo farà, ma senza Alberto Cerrai. Quindi è una società che dovrà rilevare qualcuno. Poi se non lo faranno, pazienza. Una società che non ha debiti, non ha niente, ha avuto una permanenza a Lega, però vorrà dire che sarò un presidente che va in federazione. Se nessuno vorrà prendere la mia eredità, consegnerò il tesseramento alla federazione. Io non intendo andare avanti. Questo è il mio stato d'animo attuale.